animata anche da interventi dal pubblico, sono stati annunciati interventi delle scuole, sono presenti gli studenti delle scuole del liceo scientifico di Roma, Plinio Signore, brave ragazze, tre studentesse che hanno lavorato sul tema della sostenibilità urbana, e interverranno anche e soprattutto dei ragazzi dell'Istituto Comprensivo Aldo Moro di Napoli, che li vedo laggiù, sono un po' stanchini perché sono, sì, si sono svegliati, a proposito di mobilità sostenibile, insomma, si sono svegliati, arrivano da un'altra area metropolitana alle 7 di mattina e alle 9 e mezzo già stavano qui, quindi questo, come dire, è compatibile con l'argomento di discussione, che è un argomento che è stato trattato ampiamente e che riguarda un po' il tema. Io pensavo che forse l'argomento migliore per introdurre, buongiorno anche a Giada Maglio dell'ANCI, mi aspettavo che arrivasse più tardi, mi era stato comunicato, comunque benvenuta. L'argomento migliore per introdurre questo tema era, come dire, contarvi i passi che io ho fatto per arrivare fin qua. Sono 3.638 e su un percorso complessivo di circa 40 km. Io vivo fuori dal centro di Roma, ma all'interno dell'area metropolitana, e come dire, percorro attraverso questa ora e un po' di cammino e di strada ferrata tutti i temi che sono stati snocciolati durante i dati durante le relazioni che ha fatto Bratti quando ha illustrato il rapporto di cui stiamo discutendo qua. Buongiorno. Il tema naturalmente è molto delicato e è un tema che interseca tutta una serie di prospettive e di politiche importanti. Noi sappiamo benissimo che uno dei problemi delle nostre società è quello della sedentarietà, dell'eccesso di sedentarietà, quindi da più parti viene stimolata l'attività e quindi la mobilità quantomeno più, come dire, partecipata da parte degli utenti, ma poi questo stimolo si scontra con tutta una serie di difficoltà che vengono poi interpretate nel corso del camminare, proprio del percorso, proprio nel calare, quando esci di casa fino a quando devi arrivare nel luogo di lavoro o nei luoghi attesi. I problemi sono tanti e oggi cerchiamo di raccontarli in una maniera un po' più ampia possibile, con la caduta a terra della discussione. Silvia Birini di ISPRA, credo che tu voglia iniziare con la tua presentazione, introdurre il tema che è quello appunto della mobilità attiva e dell'integrazione tra le infrastrutture verdi e blu per una migliore qualità dell'aria. Cioè il tema è proprio questo, una connessione di percorsi anche in chiave di una, come dire, di una facilitazione di un aspetto di salute anche del cittadino e di fruibilità migliore dell'ambiente e dell'ecosistema urbano nel suo insieme.